Nuova avventura per Eleanor Casalegno che debutta come inviata all'Isola dei Famosi, ma prima di partire è stata beccata con lui. È partita una nuova edizione dell'Isola dei Famosi che ha visto due debutti. Quello di Vladimir Luxuria come conduttrice al posto di Ilary Blasi, e quello di Eleanor Casalegno. La splendida conduttrice bionda riveste il ruolo dello storico inviato Alvin, e sull'avvicendamento di quest'anno ha rivelato a sorrisi e canzoni. Siamo due veterane, consapevoli dell'avventura che stiamo per vivere. La parola d'ordine è divertimento. Come sarà il nostro rapporto? Ci conosciamo da tempo, saremo complementari. La prima attesa puntata è stato un po' un rodaggio per tutti, compresi gli opinionisti Sonia Bruganelli, che non è nuova a vestire questi panni, e il giornalista Dario Maltese. Ma gli occhi sono stati puntati su quella che viene considerata tra le donne più belle della TV. E quegli stessi occhi l'hanno beccata, prima di partire, con le labbra praticamente incollate proprio a chi non ti aspetti. Eleanor Casalegno. Con chi è stata beccata? Del perché Eleanor Casalegno sia stata scelta come inviata della nuova Isola dei Famosi lei stessa non conosce il motivo, ha confessato poi al settimanale citato. Ha scherzato. Perché mi hanno scelta come inviata? Mi sono posta la stessa domanda, ride. Forse perché sono abbastanza rock'n'roll per accettare, mi piacciono le sfide e sono folle quanto basta. È bellissima. Ha 47 anni come ha 20, anzi oggi ancora di più. E oltre ad essere molto contenta per la nuova esperienza che la attende, c'è un'altra persona che lo è ancora di più, ammette. La figlia Swami, come raccontato a Libero, lei è felicissima che parta, così romperò meno le scatole. Ha 24 anni, una generazione che la TV la vede solo quando c'è qualcosa che interessa. Labbra vicinissime, chi se lo aspettava? Oltre a lasciare la figlia da sola, non sappiamo se Eleanor Casalegno avrà a casa qualcuno che la aspetta. L'ultima relazione di cui abbiamo notizie scarne risale allo scorso anno quando è stata pizzicata assieme ad Alessandro Corso, organizzatore di eventi. E prima di partire per l'Isola dei Famosi con chi è stata beccata? La splendida inviata in realtà ha condiviso un'immagine mozzafiato che la ritrae in maglietta e slip intenta a portare alla bocca uno snack che nessuno avrebbe mai immaginato mangiasse, con il fisico che si ritrova. Un bel pacchetto di patatine tra le mani, la Casalegno commenta, non è una sponsorizzazione, è quello che mangio ogni giorno, riso, pollo, platano fritto, pollo, riso. Buono è, ma una matriciana? Vabbè, c'è chi starà peggio di me, chi non mangerà proprio,